Oh my god, cioè, voi non vi immaginate la sorpresa di queste patatine. Ora sul family and welcome back to my channel, ma soprattutto bentornati in questo nuovissimo video. Oggi io e le mie lolline vi diamo il benvenuto un'altra volta nel nostro fantastico angolo LOL Surprise. Ebbene sì, perché oggi andiamo a scoprire le nuovissime patatine del LOL. E voi direte, ma sono già uscite da tanto, sui basta, cioè con queste patatine che poi alla fine si trovano solo dentro gli sticker. E invece no, cioè perché, cara Swirl Family, ora non esiste più il pacchetto mini di patatine della LOL Surprise, ma hanno inventato anche il pacchetto maxi e anche quello multipack. Io ho comprato il maxi, che è questo, oddio, è bellissimo. È tutto fucsia con il nostro classico LOL qua sulla copertina davanti. E poi ci sarebbe il multipack, che io non ho ancora trovato, ma so che all'interno si nasconde un fantastico set scuola. E andrò a scandagliare tutti i supermercati, i centri commerciali della Lombardia pur di trovarlo per voi. Ok, quindi cominciamo. Allora, innanzitutto queste patatine non sono le classiche patatine chips, quelle comunque che siamo classici a mangiare tutti, ma sono al mais. Avete presente i riccioli di mais? Quindi non so quanti piaceranno queste patatine, perché tipo a me personalmente non piacciono molto. Sono distribuite ovviamente da Salati Preziosi e poi sono bellissime, perché rispetto alle altre queste qua sono tutte super fucsia. E all'interno si può trovare un'originale sorpresa, cercale tutte, insomma, LOL Surprise ovviamente, e sono distribuite anche da MGA, che sarebbe la casa madre delle nostre lolline. Sono costate all'incirca un euro e mezzo. Ok, quindi cominciamo. Io sono veramente curioso di cosa si nasconde all'interno di questi sacchetti, eh. E non guardiamo le chilocalorie, perché mi viene uno svenimento. Allora, cominciamo. Oh mamma, che puzza di formaggio, sono veramente super formaggiose. E dov'è la sorpresa? Cioè, voi non vi immaginate la sorpresa di queste patatine. Ho trovato una Lil Sister, cioè adoro. Serie 4 I Spy. No, vi sto prendendo in giro, non è assolutamente vero, non le trovate all'interno qua, sarebbe troppo bello per tutti noi. È solo un piccolo così, un piccolo scherzetto, perché oggi insieme alle patatine andremo ad aprire una I Spy. Ebbene sì, perché non mi sembrava il caso di recensirvi solo le patatine, bisognava accostarle insieme un minimo di unboxing di una nuova lollina, insomma di una nuova lillina, più che lollina. Quindi questa la mettiamo da parte e andiamo ad aprirla adesso, perché noi siamo curiosi di scoprire cosa... Eccolo qua la sorpresa. I tatuaggi! Allora, all'interno di queste di questi sacchetti maxi delle LOL Surprise troviamo i tatuaggi in versione anche bella grossa. Dovrebbe essere solo uno, se non sbaglio. Guardiamo quanti sono. Oh, ma sono tantissimi! Oh mio Dio, ma sono tanti, tantissimi, eh. Cioè, allora, ce ne sono uno, lei, poi lei, surfer babe. Poi c'è lei. Oh mio Dio, ma quanti tatuaggi ho trovato. Cioè, lei che io la adoro, la nostra LOL Marilyn. Poi c'è lei, che io ho anche in versione glitter. E poi c'è lei. Fantastiche, wow, un'altra. Non mi piacciono. E guardiamo in questo cosa ho trovato. Assolutamente. Guardiamo. Sorpresa, sorpresa, dove sei? Prima ho fatto così, ho fiorato subito. E ho trovato altri tatuaggi, penso ancora dei doppioni. Mio Dio, che schifo, sono tutte piene di sale, formaggio. Tipo, uscirò stasera che puzzerò di... Sembrerà che sono stato in una fabbrica di formaggio.
però c'è una giustificante, sono delle loro surprise. Ok, allora, sì, sempre gli stessi, sono un doppione, perfetto. Non importa, mi riempirò il braccio di tatuaggi delle LOL, poi uscirò di casa e mi vergognerò perché vabbè, ho quasi 30 anni, ma non importa perché le loro surprise sono legge. E quindi niente, dopo aver scoperto cosa si nasconde all'interno di questi pacchetti, ecco che viene il nostro salvataggio, la lollina, che ho voluto fargli un piccolo prank, un piccolo scherzetto. E finalmente, dopo aver scoperto cosa si nasconde realmente nei sacchetti di patatine delle LOL Surprise, eccoci qua con la nostra Lil Sister. Ok, cominciamo. Zip numero 1. Cosa si nasconde? Speriamo di non aver trovato un doppione. Ottimo. E qua c'è ovviamente il nostro indizio che andremo a scovare dopo con la nostra lente. Ottimo, andiamo avanti. Ovviamente non è una rara, la fortuna ci assiste tutte le volte. Cara Zip, apriti. Nulla. E siamo arrivati al momento di scoprire la nostra lillina. Ottimo, apriamo la mini ball e troviamo la nostra lente di ingrandimento, cioè la nostra lente rivelatrice di codici. Andiamo subitissimo, immediatamente a vedere che codice c'è. E ho trovato un limone con il gattino. E l'indizio comunque scritto è Sourpuss. Guardate, adesso se riesco a farvelo vedere anche a voi. Non so se riuscite a vedere. Limone e gattino. Guardate. Ottimo, e qua ci sono le nostre varie blind bag. Perfetto, allora, avvertenze, blind bag 1, blind bag 2, la nostra lollina, perfetto, e il suo zainetto. Sarà sempre un'incognita perché io non scoprirò mai i vari indizi con i vari club. Secondo me è non lo so, andiamo avanti, apriamo, andiamo a cercare. Allora, cominciamo dalla lollina che a sentire così sembra in piedi, quindi non è quella che cerco io. Allora, nella prima blind bag ho trovato, vabbè, il portachiavi della nostra mini ball, ottimo. Poi, qua ci dovrebbe essere... Mi sembra un accessorio per le nostre lolline, che sarebbero le scarpe, se non sbaglio. Ottimo. Oddio, due scarpe d'oro. Ho trovato due pattini d'oro. Wow, ottimo. Io adoro l'oro. Andiamo ad aprire la borsa della nostra lillina. Guardiamo che ho trovato. Ho trovato una borsa color arancione, guardate che carina che è, fa un po' venire in mente il tramonto, con su scritto Lil Boogie, e poi le maniglie della nostra borsetta sono dorate. E adesso è arrivato il momento di scoprire la lillina che abbiamo trovato. Siete pronti? Tra 3, 2, 1, guarda! Allora, è fantastica, è Lil So Babe, bellissima, è fantastica, guardate con i capelli d'oro. Cambia colore, ovviamente dopo andremo a vedere il cambio di colore, anzi ve lo metto qua sopra. E fa parte, è Lil Soul Babe, e fa parte del Retro Club. Oh mio Dio, è una Fancy, no, è una Fancy, esatto. Ed è bellissima, oh mio Dio, ma questi capelli d'oro sono una cosa... favolosa, cioè io adoro troppo. Wow, 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 wow. E quindi niente, questa qua era la nostra lillina che ho trovato all'interno di questa mini ball. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un mega like, spolliciate più che potete, e se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube attivando sempre la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati su tutti i miei video nuovi.
Inoltre vi aspetto su tutti i miei social network, il mio profilo Instagram, la mia pagina Facebook e anche il mio profilo Musical.ly. Io per adesso vi mando un bacio super lolloso a tutti e noi ci vediamo domani con un altro e fantastico video! Ciao!